Buongiorno a tutti. A distanza da circa un anno, quasi data dal momento in cui da questo stesso pulpito lanciammo il progetto di costruzione del piano strategico articolato secondo le due direttrici della trasformazione digitale e della trasformazione sostenibile, veniamo a raccontarvi, a rendicontarvi e a darvi in qualche maniera un riscontro circa le attività che sono state svolte, i momenti di condivisione che si sono già in qualche modo compiuti nel corso di quest'anno e a dare sostanzialmente con il messaggio finale il via alla fase, se vogliamo, implementativa. Poi vedremo che nella realtà dei fatti questa parte è già per alcuni versi iniziata. Ci siamo incontrati l'anno scorso in questa sede per il lancio, abbiamo avuto una fase iniziale di definizione degli elementi in qualche maniera di contesto, siamo partiti ufficialmente nella prima metà di gennaio all'assemblea di Confida di maggio, di fine maggio abbiamo dato un primo punto di avanzamento. Oggi siamo, dopo aver compiuto anche un importante momento di confronto con i giovani imprenditori del settore, siamo a raccontarvi un po' quali sono state le linee rispetto alle quali ci siamo articolati. Partiamo dal tema della trasformazione digitale. Se vi ricordate, avevamo lanciato una serie di messaggi e quella serie di messaggi ha trovato alla fine, all'interno dei contesti, nel contesto di lavoro, quindi dei tavoli di lavoro, coagulo in quattro grandi temi di indagine. Il primo è quello legato all'utilizzo dei dati e quindi nella trasformazione dei dati in informazioni al fine di migliorare la conoscenza del consumatore, ottimizzare la customer experience, e abbiamo voluto chiamare questa linea di sviluppo From Data to Value perché proprio nell'insieme dei dati raccolti e generati per tramite delle macchine automatiche noi sicuramente riteniamo che ci possano essere delle aree di sviluppo anche, diciamo, di efficienza oltre che di efficacia per le nuove vendite. Il tema dei pagamenti digitali è un tema che nel corso dell'anno abbiamo visto ancora ulteriormente incrementarsi e aumentare come rilevanza e come importanza. Il tema degli studi di mercato e quindi l'intercettazione dei trend tecnologici all'interno della filiera e quindi non solo vedere top down quelle che erano le macro trasformazioni, ma anche dal livello di tutti gli elementi che contribuiscono alla filiera identificare quali sono i passaggi e gli snodi fondamentali che in qualche maniera possono dare valore alla filiera intera. Ultimo punto, il tema del protocollo di comunicazione. Se ne era parlato nel contesto dei precedenti Stati Generali, abbiamo ritenuto strategico una revisione di questo protocollo nell'ottica di dare a tutti gli attori della filiera un set minimo informativo che in qualche maniera potesse essere condiviso proprio per poi abilitare quegli altri elementi di trasformazione, primo tra tutti quello dell'utilizzo dei dati e delle informazioni in una maniera più efficace e consapevole. Come dicevo prima, siamo a ridosso del lancio della fase operativa, nella realtà dei fatti su due di questi cantieri sono già iniziate le attività operative, quindi non abbiamo aspettato di arrivare alla definizione del book strategico per iniziare a lavorare. I due ambiti che in qualche modo sono stati già attivati all'interno del cantiere digitale sono sicuramente quello del positioning strategico del protocollo di comunicazione, nel quale abbiamo già effettuato delle roundtable per definire i benefici, i limiti, i requisiti dell'attivazione di questo protocollo comune, e i prossimi passi prevederanno necessariamente una condivisione a livello dell'intero panel associativo di quelli che sono i risultati di questa prima rassegna, o meglio di questo primo ragionamento, in modo tale da poter cogliere i contributi su di una base più alta, ampia rispetto a quelli dei partecipanti al tavolo. Sul tema dell'ottimizzazione di rifornimento
del processo di rifornimento, qui abbiamo mappato il processo attuale, evidenziato le criticità e stiamo valutando, o meglio, stiamo predisponendo un modello di self-assessment che sarà reso a disposizione di tutti gli associati per poter fare una valutazione di tipo qualitativo del grado di maturità del proprio processo, quindi del grado di efficienza o efficientabilità del processo stesso. Per quanto riguarda la parte della trasformazione sostenibile? Sì, come sapete l'altro fronte su cui che ci siamo impegnati era quello della sostenibilità, della trasformazione sostenibile. Ci siamo interrogati su diversi elementi facendo, sviluppando e ragionando insieme nell'ambito di tavoli molto condivisi, devo dire molto partecipati, le possibili linee d'azione. Sono state individuate alcune linee d'azione prioritarie, la prima della quale è la creazione di un report di sostenibilità di associazione, nella quale in qualche modo possano confluire, tanto che sia allineato a uno standard condiviso, come sapete la totalità in questo momento degli standard volontari, dei report volontari confluiscono verso uno standard di quotazione che poi è ripreso anche dall'attuale direttiva sulla rendicontazione non finanziaria, la CSRD, che è questo Global Reporting Initiative, e dovrebbe essere un report che in qualche modo contiene anche un'indicazione di quella che è la purpose e di quelle che sono, quindi di quella che è un po' se vogliamo, la missione a livello di trasformazione sostenibile, e che spieghino un po' la storia del settore del vending, ma un po' anche quello che è il valore sociale del vending. Quindi c'è molta attenzione oggi sul tema di creazione di valore condiviso. Creazione di valore condiviso non vista come attività accessoria rispetto al business model dei diversi settori, ma come valore che viene creato attraverso l'attività di settore. Ogni attività esiste perché ha insito, al di là della creazione di profitto, una creazione di valore per la società. Quindi porre l'accento su questi due elementi: da un lato il purpose, dall'altro la storia e dall'altro ancora il valore che viene creato da questa attività. Il secondo tema è un tema che, diciamo, che sta su tutti i tavoli di dibattito anche a livello normativo internazionale in questo momento, è quello del cambiamento climatico, dove, come sapete, i dati fisici purtroppo ci danno torto, quindi vuol dire molto dibattito, molta preoccupazione, ma scarsa azione, diciamo, a livello, questo non di paese o di, ma a livello globale. L'idea era quella di avere un sistema diciamo centralizzato di certificazione del calcolo delle emissioni di CO2, quindi di fare attraverso un approccio, diciamo, top down, un accompagnamento alle aziende nell'individuazione di quella che è chiamata la carbon footprint. La carbon footprint è l'impronta in termini di emissione di anidride carbonica che copre per quanto possibile l'intera value chain delle aziende. Quindi l'idea è quella di avere un sistema di certificazione centralizzato di calcolo che sia certificato da una parte terza, che sia volto appunto a questo calcolo delle emissioni di anidride carbonica, che come sapete è il principale gas climalterante, e possa poi supportare le aziende nell'individuazione anche di azioni di riduzione e compensazione delle emissioni. Chiaramente il grado di ambizione di ciascun associato, una volta calcolate le emissioni, quindi stabilita quella che tecnicamente si chiama la linea di base, la baseline, poi varierà sulla base del posizionamento che l'associato deciderà di avere su questa tematica, delle opportunità / rischi che si vedono associati a questo tema. Quindi l'idea è quella di mettere a disposizione uno strumento, un tool certificato che consenta poi a ciascun associato di calare questo tema e di effettuare il calcolo delle proprie emissioni. Sul tema dell'economia circolare si è riflettuto molto e un elemento chiaro che è emerso è che il progetto già in essere, quindi il progetto Revending, è una progettualità senz'altro da potenziare e su cui è necessario sviluppare un'analisi dei dati che sia condivisa e soprattutto un'analisi di quelli che sono i risultati del progetto in termini di riduzione degli impatti, eccetera. Quindi è un progetto che è partito, esiste, su cui bisogna dare maggiore solidità, e questa solidità può partire da un tema dell'analisi dei dati. Contestualmente si valuterà lo sviluppo del sistema di revending PET,
e questo dovrebbe in qualche modo offrire un'alternativa ai processi di cauzione e di vuoto a rendere, quindi questo è un secondo filone rispetto a quello dei bicchierini e palettini. Ultimo tema, ma non meno importante, quello delle nuove competenze. Quindi è evidente che perché questo sia diventi un tema, quello della trasformazione sostenibile, in qualche modo condiviso e sentito a livello di filiera, è necessario anche che il settore diventi attrattivo, le due cose si tengono, rispetto a nuovi talenti, e quindi che diventi un settore che abbia una caratterizzazione in questo senso. Per aumentare l'attrattività del settore si è proposto quindi di aumentare l'attività di collaborazione con quelli che sono istituti professionali o scuole, anche attraverso fiere di settore, ma anche attraverso testimonianze di aziende associate che possano rappresentare in qualche modo il proprio impegno su ambiti diversi della sostenibilità, come sempre la sostenibilità, oggi abbiamo parlato di climate change, economia circolare, ma sono anche ambiti sociali, di restituzione del territorio, l'ambito è davvero molto vasto, quindi sia attraverso testimonianze che attraverso la partecipazione a la presentazione di queste tematiche ad eventi e a fiere di settore. Per quello che riguarda l'attività di engagement, abbiamo realizzato anche un'attività di specifica che è stata richiesta di coinvolgimento su imprenditori giovani. La metodologia utilizzata è stata quella che Riccardo segue da tempo, quindi lascio raccontare. Sì, qui ci eravamo posti l'obiettivo di raccogliere la pluralità delle voci, soprattutto per quanto riguarda tematiche che in qualche modo sono vicine anche da un punto di vista di interesse all'espressione di quello che è il gruppo dei giovani. Nel corso di una sessione molto partecipata e sulla base della quale siamo riusciti a fare sicuramente molti ragionamenti utilizzando il design thinking, che è una metodologia di guida, se vogliamo, per sintetizzarla, della creatività, sono riusciti a essere delineati, descritti e in qualche modo messi un po' nel novero delle cose da sviluppare due temi decisamente complessi. Il primo è quello dell'ottimizzazione della customer journey e quindi della interazione tra il cliente e la macchina per tramite di un'app, e poi l'attrattività del settore, quindi l'aumento dell'attrattività del settore, che vuol dire a 360 gradi sia dal punto di vista del cliente ma anche dal punto di vista delle persone che poi in qualche maniera vogliono mettere le loro competenze all'inizio della loro carriera a disposizione del settore stesso, e quindi come rendere maggiormente attrattivo il settore per i giovani. La sessione abbiamo avuto la possibilità di essere ospitati in Perugina per svolgere questa sessione, è stata decisamente un elemento in qualche maniera qualificante nel nostro percorso. A livello di formazione erogata nel corso di questi mesi abbiamo anche deciso di erogare della formazione specifica sia su temi digital che su temi di trasformazione sostenibile. Per quanto riguarda la parte digitale c'è stata una sezione sulla visualizzazione e rappresentazione dei dati e creazione di report e cruscotti grafici. C'è stata una sessione sui big data e gli analytics, quindi come utilizzare questi dati a disposizione per i processi e le strategie aziendali. Per la parte sostenibilità si è puntato invece su una, diciamo, comprensione generale di quelli che sono i trend di sostenibilità, quindi una visione sui macro trend e sui rischi e le opportunità connesse a questi macro trend, quindi un inquadramento di livello più alto, e poi si è scesi sul tema del misurare la sostenibilità, che si ricollega anche ai filoni che abbiamo visto prima, e anche come comunicare la sostenibilità, quindi tutto il tema della misurazione, KPI e del reporting. Quindi, come sempre in questi contesti, in queste occasioni, diciamo che c'è sicuramente anche lo spazio e il giusto riconoscimento, il ringraziamento da parte del team di lavoro nei confronti delle persone che hanno partecipato ai tavoli, che sono sempre stati tavoli molto puntuali, molto approfonditi e molto centrati rispetto all'argomento. Quindi è stato un bel lavorare insieme. Diciamo che quello che possiamo darci come parola finale è che il meno è fatto, cioè
avendo definite quelle che sono le linee di sviluppo, le linee e le traiettorie, adesso si tratta di mettere a terra quelle che sono le progettualità identificate nel corso del triennio che è stato dato un po' come arco piano per il raggiungimento di questi obiettivi. Cogliamo l'occasione appunto per ringraziarvi per questa prima parte di percorso fatto insieme e rimaniamo a disposizione come sempre con i canali tradizionali per quelli che sono eventuali approfondimenti o eventuali richieste di dettagli su passi successivi.